Sicuramente sì, tanti auguri per questo fine anno e soprattutto per il prossimo anno che possa portare serenità, tranquillità e tanta salute a tutti. Presidente, prima di parlare di questa partita, anche di quello che è successo prima, si chiude il 2019, un anno tutto sommato positivo per il Pescara. Lo scorso anno Biancazzurri ad un passo dalla finalissima, in questa stagione, a 2-3 punti dalla zona playoff, insomma Pescara più di questo non può chiedere. Ma io credo che se facciamo un bilancio non dell'ultimo anno, ma degli ultimi 10, credo che Pescara abbia fatto veramente, per quello che siamo, dei miracoli. Quindi io sono assolutamente soddisfatto. Poi io sono abituato a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, c'è chi lo guarda mezzo vuoto a prescindere, ma sono problemi di loro. Io sono convinto che il Pescara stia facendo il suo, facendo sempre dei campionati dignitosi, facendo giocare giovani che poi dopo qualche tempo ce li ritroviamo in grandi club, quindi significa che tutto sommato anche la parte tecnica, la parte sportiva lavora benissimo, un settore giovanile di buonissimo livello, più di questo non so che cosa potrebbe fare il Pescara. Parliamo di questa partita, Pescara che ha attaccato per 90 minuti, ci sono state delle occasioni, clamorosa quella di Macin, è mancato solo il gol, ma rispetto a Livorno in cui i biancazzurri avevano vinto, oggi la prova è stata nettamente migliore a cospetto di un avversario costruito per salire in Serie A, risalire in Serie A. Ma ho detto a un tuo collega, io sono entrato, non, di solito non entro mai dopo la partita, oggi sono entrato negli spogliatoi per fare non solo gli auguri ai ragazzi, ma i complimenti per come hanno giocato questa partita. È mancato solo il gol, purtroppo, ma c'è sempre l'altra squadra di fronte. Oggi, tra virgolette, ha sbagliato Machin quel gol davanti alla porta che fino ad oggi ci ha dato un valore aggiunto importante, quindi è chiaro e evidente che ci può stare un errore. Ne abbiamo fatti diversi oggi sotto porta, però abbiamo fatto una grande partita, secondo me, contro una squadra che, come dicevi tu, è stata costruita per ritornare in Serie A, non per stare in Serie B. La mancata convocazione di Memusciai per motivi disciplinari, una scelta che la società ha condiviso in pieno? Ha condiviso perché la regola vale per tutti, non c'è, io credo che sapete tutti quanto il Pescara tenga a Memusciai e soprattutto che rapporto ho io con il ragazzo, però secondo me in questo caso ha sbagliato perché l'indomani avrebbe dovuto scusarsi con la squadra e con il mister e non sarebbe rientrato tutto, non sarebbe successo nulla. Si può sbagliare, ci può stare un po' di nervosismo, però è giusto che la società, l'allenatore abbia una linea, perché se no, se si chiama Memusciai sta in campo, se si chiama Del Grosso no, questo non va bene. Può finire sul mercato, Memusciai? Assolutamente no, a meno che non lo chieda lui, ma noi, per noi è un giocatore troppo importante per finire sul mercato. Per chiudere, Presidente, arriverà un attaccante, probabilmente anche un vice Palmiero. No, no. Attaccante sì. A centrocampo credo che siamo abbondantemente tanti e di ottima qualità. L'attaccante ci servirà di trovare un attaccante che sappia giocare come lo sa fare Maniero, come lo sanno fare gli altri, ma che magari ci riesca a dare qualche golletto in più perché il Pescara di questo ha bisogno. Ultimissimo, l'obiettivo è playoff. Ma l'obiettivo è di fare sempre un campionato buono, come ho sempre detto, in tutti gli anni. E campionato buono poi si traduce in risultati, però adesso è inutile dire playoff, salvezza, non salvezza. Noi giochiamo come abbiamo fatto oggi e sicuramente ce la giochiamo con tutti.